Oggi sushi con Tommaso in Giappone. Tan 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 tan. Bene ragazzi, qua è Stephanie e bentornati in questo nuovissimo videoblog sul mio canale. Dov'è che siamo finiti? Siamo in una casa vicino a Roppongi Hills che ancora non vi ho mostrato perché probabilmente questo video uscirà prima degli altri video. Tra l'altro devo ancora fare il tour della casa, vabbè lo registrerò. Siamo abituati a registrare sempre quando arriviamo, stavolta registrerò quando ce ne andiamo per vedere il caos più totale. In ogni caso avete capito molto bene nella intro, siamo proprio a pranzo con lui, con Tommaso in Giappone. Purtroppo doveva esserci anche Marco Togni, ma non è riuscito a raggiungerci per quest'oggi, quindi magari un'altra esperienza qua in Giappone riusciremo ad incontrare anche lui. Sono le 1:30, c'ho una fame assurda. Adesso andiamo a prendere la metro, andiamo a Shibuya e andiamo a Sushi Midori, dove c'è una coda lunghissima, anche perché oggi è domenica, ma Tommaso ha già preso il bigliettino con la prenotazione per 9 persone. Si mangia molto bene in quel posto, l'ho già visto ovviamente all'interno dei suoi video, e in realtà si spende anche un pochino, è abbastanza caro, ma quando si tratta di mangiare, raga, non si può risparmiare. Spero che gli altri siano pronti, andiamo. Siamo arrivati, abbiamo il bigliettino con la prenotazione numero 129 e probabilmente dovremo ancora aspettare. C'è tanta gente, è domenica, quindi la gente è ancora di più di quella del solito. Siamo finalmente a tavola. Ci siamo divisi in due gruppi perché in questo posto non c'era tanto spazio. Abbiamo anche aspettato un'altra mezz'ora perché ci sono tante persone in coda ancora fuori ad aspettare. E adesso dobbiamo 88.888 mi piace. Gli intrapianti i capelli mi piacciono. Dai, Suri, sarai il primo a decidere cosa prendere. Sei felice? Mi siamo messi male allora. Perché quando ci sono pezzi troppo grossi, no, io non ce la faccio. La cuccia piccola della principe. La cuccia piccola. Non lo so, io prendo, poi nel caso mangi testa. Vai, andate. Abbiamo fatto un ordine molto abbondante, iniziano ad arrivare tante portate, però siamo sicuri di una cosa sola, che sarà buonissimo. E anche perché costicchia. Come nessuno aveva fatto mai un ordine così grosso. Eccola, è già felicissima di portarci l'antipastino. È un budino di miso. Questo si chiama kani miso. È praticamente l'interno del carapace del granchio. Gli organi del granchio, è tutto del granchio. C'è un pezzo di granchio dentro. C'è anche la cacca? No, no. Cosa ne pensi delle bacchette attaccate e devi spaccare da solo? Che se le fai perfetto porta fortuna. Ok, però se viene male mangi le schegge. E porta sfiga, anche per quello che porta sfiga, perché mangi le schegge. In Italia credo che le mettano perché fa figo le bacchette che si spaccano. Cioè qua la bacchetta che si spacca la trovi a ramen, che fosse di basso livello la bacchetta che si spacca. Esatto. Qui di già non è di legno ma non si spacca. Ok. Interiori del granchio. Ciao mamma. Boh. C'è più granchio in questo coso qua che negli spaghetti col granchio che mangi in Italia. Assaggia. Buono buono. Penso a una pasta fatta con questo. Devo un bel sughetto. Questo non mi ispira però. Vabbè, uovo sì. Dove è bollente. Questo video è un'edizione speciale dei video di Tommaso, praticamente, perché lo vedrete mangiare veramente, non solo traslare le cose. Hai già assaggiato il panierino? No, non sono ancora arrivati. Raga, no. Fammi vedere quanto hanno ordinato. Ne ho ordinato tanto, papà. Ti dico solo, pazzesco. I bicchieri di salmone sono... Mi ricordi questa cosa? Com'è che si dice no wasabi in giapponese, sì wasabi? Wasabi nuki vuol dire non c'è, wasabi ari vuol dire che c'è. Wasabi ari. Wasabi ari, col wasabi, ok. Wasabinuki, wasabinuki. Nuki vuol dire senza. Zuppa di miso. Oh yes. È arrivato da mangiare, raga. Facciamo spazio. Dove ha rigato così ma sta? Oh mio Dio. Nel video non rende ma è gigante. Allora, ragazzi, oggi c'è una roba speciale in più. No, no. Che è questa qua. Ma è cervello? Magari fosse cervello. Magari fosse cervello? Shirako. Sperma di tonno. No. La sacca spermatica del tonno. Video epico, zio. È la sacca spermatica del tonno. No, raga, ma mangiano sta roba. Cioè, ora compare Marco Togni dal tavolo e dice buonissimo. No, dice spettacolare. Spettacolare. Sarà un'avventura oggi, ve lo dico, eh. Ci inquadri un attimo, così c'ho già la miniatura del video. Voi tirate una birra. È lo sperma del pesce. Ah, lo so anch'io. Questa è anguilla cotta. È anguilla di mare. Ma un'anguilla bella lunga. Questo è lo sperma? Sì. No. Questo è pesce di mare. Questo. No, ah, questo deve essere buono. Tu l'hai preso quello di salmone? No. No. Assaggio il loro. No, ha detto che se... No, li vedo belli grossi. Io quello di salmone. No, no, perché questi sono fatti. Comunque dalla foto non rende. Non mi piacciono. Se chiudi con quelli di salmone ti appari. I gusti un po' particolari non ti fanno impazzire. Allora, questo mi piace. Hai rischiato. Questo pure. Zio, eh? Questi tre mi piacciono. Hai rischiato, questo zio. Non lo so. Questo non lo so. Hai rischiato proprio tanto. Buon appetito. Buon appetito. Da cosa si inizia? Lo spero. No. Dai,
cominciare, scusa, devi sempre cominciare dal peggiore. Dai, mangiamolo. Prima voglio vedere la tua reazione. Mangiamo lo spaghetti. No, è caduto lo spaghetti. Ma non lo pushi nella soglia. Ah, ok. Sì, sì, questo è abbondante meglio. No, è lente, non mi piace. Allora, aspetta, volevo far vedere che ce l'ho anch'io in mano, eh. No, che poi magari dice che non è vero. Sacca spermatica del tonno. Quindi le tre sti. Non è male. Quindi sono tutte estremi. La faccia nel vuoto. No? No, allora vado, tanto se no. Vai, vai. Visto che penso a cosa sto mangiando, mi fa un po' schifo, però. Però non è male. Assaggio questo. Buono. È andato. Io ho già una domanda per il prossimo, non ho mai. Non ho mai mangiato sperma. Senso, volevo andare solo che vuoi mangiarci. No, è sempre più unico che farsi due o tre erano per rischiare tutta la pioggia. Se lo scudi non sei uomo. Non si può usare. L'ho ingerito, chiudo il naso, butto giù. Ho sentito tutta la pancia che voleva salire il suo. Ma in realtà guarda che quindi è una delle cose più pregiate. Certo, è quello là, però è un gusto talmente forte, talmente proprio di mare quasi. Voi che avete questa potenza mediatica, dovete far vedere il sushi, quello come no. Questo è il sushi. No, no, no. Non ti piace? No, no. Vai, maschera, maschera. Io ho detto su Inter che sa di mare e non è molto viscido. Di merda. Io l'ho fatta io. Tre volte non ti voglio montare. Zio, tappa il naso e butta giù. E poi miso. Enrico è finito nella tazzina. Se non ti piace non lo mangi. Non lo sputi. Non gli piacerà niente dopo. Io stavo per vomitare anche tre volte. Ok, ma non ti piace stare. Perché avete. Forse era meglio che mettevo io a questo tavolo. Ma Stefano non gli piacerà nulla. Raga, sto tremando. Quello è spettacolare. Dovevi dirlo prima. Dovevi dirlo prima. Eh no, ma io pensavo che lui ha detto vabbè, prenderà i nigiri e non prenderà il set. Invece hai preso il set. Incredibile, mi ha convinto. Ma perché secondo me la mia perché ti vede, perché ti vede che mangi e pensa che sei uno che mangia. Ma invece tu mangi merda, è diverso. Io mangio merda. No, mangi solo quello che ti piace. Sei uno che non sperimenta. Non esperimenti. Io non ti papà. Quello era un pugno in faccia. Questo è buono. Questo è il mio preferito. Avete usato troppo voi. Lo sperma era una bontà in confronto. Cioè. Lo sperma l'ho ingoiato, zio. L'ha ingoiato, ma sì, forza no. O stavi morendo? Cos'è? Lo sperma è meglio del rito. Molto meglio. Non ho mai ingoiato sperma. Non è sperma, è la sacca spermatica. Vabbè, però. Vabbè, però, quello, sperma, sì. Però io quando masticavo sentivo allora, un po' di cremina. Branzino. Ok. Questo com'è giusto? Buono, buono. Questi sono gusti che mi piacciono. Questo è tonno, giusto? Lo mangio io se vuoi. Putomacche di tonno. Tanto tonno. Proviamo l'anguilla. Ho capito adesso perché è un sapore forte anche per me. Non lo mangiare tutto insieme questo. Ok. Mangio la pezzettina. Lo divido a metà. Ma vi state lasciando il meglio alla fine? Cioè, sì, assolutamente. Ho mangiato lo sperma. Se non vomito oggi non vomito mai più. Mangiare sperma con Tommaso in Giappone. Titolo trovato. Pizzo, questo video finisce qua. Ora inizia quello del sushi. Eccoci là. La testa del gambero che esplode, che mi macchia i pantaloni, era quotata 1. Lui l'ha bevuto di corsa per farmelo sputare dentro. Non so neanche se si è visto, spero di sì perché è divertentissimo. Non c'era niente, ho prima controllato il visto nel panico fa. Quello che mi spaventa adesso è questo qui e questo qui, sono i due che mi spaventano adesso. Ci sta. Sì, ma noi adesso possiamo dire veramente quando torniamo in Italia che nessuno veramente mi ha mangiato il sushi. Però scusa, strano, cioè quella lì è. Questa l'adoro, l'adoro. Cioè per me è molto meglio il riccio al mare che la capasana, per me. Non ordinerò mai più nella mia vita, ve lo dico questo. Mai più. No, neanche io. Io sto aspettando te che mangi questo per vedere la reazione, te lo dico sinceramente. Questo e questo. Per vedere prima, ma... Questo è easy. Ma questo l'hai dato via? L'ho mangiato, era buonissimo. Come era questo qua, l'hai assaggiato? La scena è stata questa, dopo che ho sputato il riccio, dammela a me questo. Non ordinerò mai più il riccio nella mia vita, mai più. Non so se capite. Questo è il pezzo più buono. Per me vado e dalla su è troppo grasso. Zio, questo è buono. Zio, dopo che hai provato il riccio puoi mangiare anche a me. Il questo pure è bello andato. Strano. Dai Steppi, perché non ordino un po' di riccio? Olè. Con bene come te. Tu mangi più dalla romana. Mi si è bloccata la fame. Troppe cose strane nuove. Se fate degli intrui quella salsa di soia lo riesco a fare a volte, effettivamente non c'è. Come intrui? No, c'è fine di tutto dentro. Se ti vedono giapponesi si suicidano loro per te.
L'ultimo pezzo io ho finito. Io ho finito. Tace ancora all'inizio. Salmone. Quello che avete visto è stato il riassunto del nostro pranzo insieme. Ci tenevo a spiegare che determinati tipi di pesce, crostacei o specie marine hanno un sapore veramente forte e particolare. Soprattutto se mangiando in Italia sei abituato a trovare il tonno, il salmone, il gambero, il granchio. Mentre per quanto riguarda il Giappone determinati gusti sono all'ordine del giorno. Tipo riccio e sperma di tonno. Porca trottola. Il problema di queste cose è che a primo impatto potrebbero o piacerti tantissimo o non piacerti per niente o non farti né caldo né freddo. Arrivato nella situazione in cui mi sono trovato in bocca un gunkan di riccio, ero nel panico più totale perché il sapore mi disgustava veramente tanto da doverlo sputare. Vi chiedo scusa per quel pezzettino, spero che Tommaso non si sia sentito in imbarazzo, anzi lo ringrazio per essere venuto a pranzo con noi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete. Se ancora avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Guarda, sapete tutto. E però non è vero che mangio solo schifezze, io mangio le cose buone.